Bene, vediamo adesso. Oh, noi siamo di notte, Qui c'è il primo processo, il processo religioso. Per Matteo durante la passione sono due i processi, uno religioso e uno politico. In altri Vangeli sono tre, anche quattro. Gesù più volte è spostato di qua e di là. Quelli che avevano arrestato Gesù lo portarono nella casa di Caifa, il sommo sacerdote, dove si erano radunati i maestri della legge e le altre autorità. Pietro lo seguiva da lontano, poi entrò anche nel cortile della casa e si sedette in mezzo ai servi per vedere come andava a finire. Le nasen, va a cercarsela. È il solito entusiasta che poi si rivela fasullo. Perché sai che hai paura di fare la sua fine, non vuoi comprometterti. E va proprio a sentire su un messa aiuter, sta almeno nell'angolino, no? Fa fretta, non pensa più al pericolo, pensa sulla scaldata. Quando uno la va a cercare, rischia di trovarla, né? È vero o no? E intanto i capi dei sacerdoti e gli altri del tribunale, il Sinedrio, cercavano una falsa accusa contro Gesù per poterlo condannare a morte. Ma non la trovarono, anche se si erano presentati moltissimi falsi testimoni, perché non stavano in piedi, accuse fasulle proprio, ti accorgevi che erano inventate lì al momento o giù di lì. Infine se ne presentarono altri due, e perché due? Perché devono essere. Perché la testimonianza di uno solo non è credibile per gli ebrei, deve essere data almeno da due persone, confermata dai due. Che dissero, una volta egli ha dichiarato, io posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni. Distruggete questo Tempio e io in tre giorni lo farò risorgere. No, infatti questo è vero, questo è vero. Solo che, di che Tempio parlava Gesù? Certo, era nel Tempio, era uno dei cortili del Tempio, quindi di che Tempio parlava? Tempio che c'era lì davanti, nel quale erano, pensavano. E invece... distruggete questo tempio e io in tre giorni lo farò risorgere. Ha annunciato la risurrezione, ma chi l'ha capito? Come sempre? Come facevano a capire? Infatti, no, è più facile per noi 2000 anni dopo che sappiamo come va a finire, quindi leggendo non ci scappa l'ironia del raccontino, dell'episodio. Altro che, lo faceva apposta, per obbligare a... UST! infatti è vero. Poi a quell'epoca chi pensava che la persona, il corpo di una persona è il tempio dello spirito? Capisci che nella Bibbia l'idea di tempio ha già fatto un salto di qualità rispetto ai pagani. Per i tanti popoli antichi, in particolare i greci, perché erano quelli che avevano formato le idee che dominavano all'epoca, il tempio cos'è? È la casa del Dio. Il Dio abita nel Tempio e infatti nel Tempio chi c'è? Nessuno, che è appena lì. Gli addetti a tenere un po' di pulizia o a portargli da mangiare o a ritirare il mangiare non mangiato, non so. Perché dopo i primi miei mangiato reine. Io le prendo o de oro, de ram. Però la casa è del Dio. Tutto viene fatto fuori dal Tempio. Infatti anche il Tempio di Gerusalemme, quello che noi diremmo Tempio, era la parte centrale. Il santo dei santi, le due stanze centrali, dove in una entrava un sacerdote addetto una volta al giorno, ma per pochi secondi, cambiare i pani offerti a Dio, e l'altro il sumo sacerdote una volta all'anno per chiedere il perdono a Yom Kippur, basta. Non c'era dentro niente nella seconda stanza, era vuota, totalmente vuota, e nessuno poteva entrare, se non nel momento per chiedere il perdono dei peccati una volta all'anno. Sì, perché il Tempio è la casa del Dio. Infatti poi gli ebrei dov'è che entravano? Nei corridoi intorno, corridoi, piazzali di qua e di là, divisi anche lì, però le donne possono arrivare qui, gli uomini possono arrivare qui, i sacerdoti possono arrivare lì e poi il gran sacerdote, gli addetti alle varie celebrazioni, volta per volta, nella parte centrale. Perché chi abita nel Tempio? Dio. Tutto il resto dove si fa? Fuori dal Tempio. Davanti al Tempio c'erano gli altari dei sacrifici e c'era tutto il resto. Nella Bibbia, che valore ha il Tempio? Non è la casa di Dio. Abbiamo detto questo, Gesù, la mia casa è la casa di preghiera, dice Dio.
quando cacci i mercanti dal Tempio. Nella Bibbia il Tempio non è per sé la casa del Dio, è il luogo nel quale è possibile incontrarlo per invocarlo. Il luogo nel quale lui si rende presente per essere incontrato da parte dell'uomo. Gesù cancella anche questa idea di Tempio e dice: no, il Tempio sei tu, è il tuo corpo. O tu sei Tempio di Dio o Dio non ha Tempio sulla terra. L'unico Tempio che Dio ha è l'uomo. Perché? Perché l'uomo è stato creato per incontrare Lui, in relazione a Lui. È a immagine di Dio per poter stare davanti a Dio e rappresentare tutta la creazione. Questo che è quello che dice la Bibbia, purtroppo se guardiamo quel che siamo tante volte dico, può il Padre Eterno fuori, è vero o no? Dov'è che ha messo la sua fiducia, la sua speranza? Però guarda che è così, né? È importante per noi ricordarci questo. Allora si alzò il sommo sacerdote e gli disse: ma non rispondi nulla, che cosa sono queste accuse contro di te? La sa, beh, cosa è? Sono tutte boiate, è vero, sono tutte boiate, né? Tutte fatte per avere la scusa per ammazzarlo. Perché nonostante tutto non se la sento di presentarsi davanti alla gente, al popolo e dire: ci scoccia, quindi lo ammazziamo. No, ha commesso una blasfemia, ha bestemmiato. A monche, quando vi condannare qui, anche i musulmani che fanno blasfemia. E te fa ferro. Ma Gesù rimase zitto. Poi il sommo sacerdote disse: per il Dio vivente ti scongiuro dirci se tu sei il Messia, il Cristo, il Figlio di Dio. Notate, il Figlio di Dio ha aggiunto proprio, non so come faccia a stare in piedi, ma gli altri due sì, Messia, Cristo. Messia in ebraico, Cristo in greco, ognuna delle due lingue. E Gesù rispose: tu l'hai detto, ma io vi dico che d'ora in poi voi vedrete il Figlio dell'uomo seduto accanto a Dio Onnipotente e gli verrà sulle nubi del cielo. Sì, io sono il Messia, così come l'ha annunciato il profeta Daniele. E qui rientra quel Figlio dell'uomo, rientra la formula Figlio dell'uomo, che dicevamo prima, questo è uno dei momenti, che vuol dire uomo per sé, ma però è il modo di chiamare il Messia nel libro di Daniele, un Figlio dell'uomo che viene sulle nubi del cielo con la potenza di Dio. Può il sommo sacerdote accettare questa risposta come valida? È per questo che l'hanno arrestato di notte, perché lui si proclami quello che lui è e tutti gli altri si inchinino? Eh no, al contrario. Allora il sommo sacerdote, scandalizzato, si strappò il mantello e disse: ha bestemmiato! Ecco, blasfemia. È una parola magica, eh? Là dove la gente è disposta a credere a occhi chiusi. È vero per gli ebrei, è vero per i musulmani, è stato vero per i cristiani tante volte. Anche noi cristiani abbiamo fatto porcherie del genere nei secoli. Beh, oggi se accusano qualcuno di blasfemia gli si accusano le tance, che non è il problema, siamo cominciati male oggi. Non c'è più bisogno di testimoni, ecco, si è autocondannato lui con la sua parola. Adesso avete sentito le sue bestemmie, qual è il vostro parere? Tutti risposero: è reo di morte. Per questo l'abbiamo arrestato, per farlo fuori, si è autoaccusato, si è proclamato ciò che non può essere, Figlio di Dio. Ma proclamarsi Figlio di Dio per un ebreo è ancora oggi assurdo, perché l'uomo è creato da Dio per mettersi in relazione con Dio, ma è altro da Dio, non è all'altezza di Dio, noi non siamo all'altezza di Dio, né? Dio è il santo, l'altro, il diverso, Agios. Cosa vuol dire Agios? Chi si ricorda Agios? Totalmente altro, non terrestre, ha niente a che fare con l'uomo che vive sulla terra. Come realtà, deve essere condannato a morte. Allora alcuni disputarono in faccia, lo presero a pugni. Ormai sanno che per lui non c'è più niente, possono divertirsi come vogliono. Questo è il problema, eh? Possono divertirsi come vogliono. È un condannato, non più diritti, non è più un essere umano. Altri gli davano schiaffi, gli dicevano: indovina Cristo, chi ti ha picchiato? Cristo è l'unto, è Messia. Cioè noi abbiamo, se il Messia è il Cristo, Figlio di Dio. Messia e Cristo sono la stessa cosa, però Messia è detto in ebraico, Cristo è detto in greco. Per cui loro ce ne approfittano, però fa il profeta per noi Cristo, cioè praticamente
Sì, certo, ma non perché credono in lui, ma per poter avere. Perché se lui si proclama Messia deve dimostrarlo, Messia o Cristo. Se si proclama figlio di Dio è bestemmia. La bestemmia è l'ultima risposta di Gesù, figlio di Dio. Cioè, quando Gesù dice sì, hai capito? La bestemmia sta non nel fatto che si proclama Messia, ma che si proclama figlio di Dio. Perché Dio è assolutamente altro, non può essere uno di noi, presentarsi da uomo, secondo loro. E poi stavano dicendo, si divertono, perché ormai, in quanto condannato a morte, ha perso ogni diritto di vivere e quindi anche ogni dignità di uomo. È un condannato, non è più un essere umano, è un condannato. Tutto. No, si parla di loro 2000 anni fa, non per noi. Oggi noi sappiamo che un uomo resta uomo anche quando lo condannano, lo ammazzano anche, è vero o no? Invece all'epoca non c'era questa sottigliezza, questa disponibilità ad accogliere comunque nonostante.